A che punto è il processo di canonizzazione? Il processo di canonizzazione ormai è alle battute finali nella sua fase diocesana, quindi attendiamo semplicemente la conclusione di tutti i lavori preliminari e la data che stabilirà il vescovo per la sessione pubblica di chiusura. Dopodiché gli atti saranno trasferiti alla Congregazione per le cause dei santi in modo da ottenere questa valutazione finale e quindi l'eventuale proclamazione di venerabilità e poi la proclamazione di beatificazione. Immagino che state preparando un evento per appunto tale ricorrenza, no? Beh, indubbiamente sarà un momento molto importante perché significa che quantomeno la Chiesa Agrigentina già riconosce l'eroicità delle virtù vissute dal servo di Dio Rosario Angelo Livatino, quindi è già un passo molto importante, poi prospetterà a Roma come dire, valorizzare il tutto e quindi eventualmente proporre al Santo Padre la beatificazione e poi la canonizzazione del servo di Dio.